siamo i gruppi 6, 8, 9 e 11 della parrocchia di Santa Croce a Ponticelli. Oggi prepariamo con voi un piatto tipico della tradizione napoletana. Il cassatino! Per farcirlo abbiamo bisogno di un piano da lavoro, un chilo di farina, 15 grammi di sale, 500 ml d'acqua, un cubetto di lievito, 10 grammi di zucchero. Mettiamo la farina a fontana. Poi aggiungiamo l'acqua. Poi aggiungiamo il lievito. Ora mettiamo il sale. E ora aggiungiamo lo zucchero. Lo sapete che il casatello insieme alla pastiera sono piatti tipici della tradizione pasquale napoletana? Azz! Dopo averlo impastato bisogna farlo crescere per un'ora. Adesso dobbiamo aggiungere pepe, aglio. Adesso aggiungiamo salame, prosciutto, pancetta, formaggio. Lo sapete che il casatiello è stato nominato per la prima volta nella fiaba La gatta Cenerentola e il termine casatiello significa piccola panna al formaggio? Ora uniamo salumi e formaggio all'impasto e mischiamo bene. Ora ungiamo il ruoto con l'ansugna, lo mettiamo dentro e lo lasciamo riposare per alcune ore. Deve riposare. Secondo me si può infornare. Grazie per averci seguito. Buon appetito. Ciao!